Ciao a tutti, nell'appuntamento Video Focus di oggi voglio mostrarvi l'ultima novità Artistic Wire immessa nel catalogo di Hobby Perline. Eccoli qui, il prodotto si chiama Flat Pattern Wire e sono queste strisce di metallo piatto, appunto, con un motivo a rilievo sulla superficie frontale. Sono delle strisce in ottone o in ottone argentato e sono lunghe 15,2 cm, 6 inch. Che è la lunghezza necessaria per realizzare un bangle, un bracciale rigido. Lo spessore invece del filo è 1 mm. Come potete vedere, ogni confezione contiene 3 strisce, sono disponibili ovviamente in diversi design. Andiamo ora a vedere quali. Il primo che andiamo a vedere è questo qui, è il disegno denominato geometrico. È disponibile in ottone e ottone argentato. E il pattern è questo qui, appunto, un pattern geometrico. Tutte e tre le strisce riportano lo stesso design. Stessa cosa per questi qua, ancora disponibili sia in ottone che ottone argentato. Il design è denominato vine, un decoro con un motivo naturale. Mentre per queste due confezioni qua, disponibili solo in ottone argentato, ognuna delle strisce riporta un design differente, per cui in questa denominata Vine Mix c'è il vine che abbiamo già visto, quindi il decoro naturale, il motivo naturale che abbiamo già visto precedentemente, un motivo floreale e questo a zigzag. Mentre nella confezione denominata Geometric Mix c'è il motivo geometrico che abbiamo già visto, uno tutto zigrinato e questo zigrinato a rete. Come vi ho già detto in precedenza, sono l'ideale per creare dei bangle, vista anche la lunghezza proposta, ma ovviamente nulla ci vieta di utilizzare parti di questo filo per realizzare altre tipologie di bijou. Ovviamente il fatto che il filo sia lavorato a rilievo fa sì che si possa benissimo utilizzare con dei colori come possono essere le patine vintage o il pennarello dello stamping metal, in modo da andare a marcare l'incisione sul metallo. Gli attrezzi che definirei essenziali per lavorare con questa tipologia di prodotto sono senz'altro le forbici per metallo, per avere appunto un buon taglio del filo. E poi ovviamente gli Z-Bender, ne abbiamo già parlato in precedenza, abbiamo dei video tecnica in merito, però questo strumento qui, questo attrezzo, è specifico per incurvare i fili metallici e creare quindi dei bangle. Non dovrete quindi far altro che andare ad incastrare il flat pattern wire all'interno della fessura dell'attrezzo e poi, facendo pressione con le mani, andare a modellare il filo sulla curva dell'attrezzo. Stessa cosa dall'altro lato. Una volta ottenuta la curva che desiderate, non dovrete far altro che andare a finire di modellare il bracciale con la pinza ricurva. Un altro attrezzo abbastanza essenziale per creare dei bangle con delle curve ottimali. Tutti questi attrezzi li potete trovare nella categoria attrezzi per wire, così come i flat pattern wire li trovate all'interno della macro categoria fili per bigiotteria sotto wire, appunto. Tutto quello che vi ho mostrato in questo video e anche tutti gli altri attrezzi e componenti che offriamo per chi ama creare con la tecnica wire lo potete reperire direttamente sotto la collection dedicata a questa tecnica di bigiotteria. Ciao, a presto!